E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come nello scorso video, la cam sarà assente, così da dare un aspetto un po' più professionale alla guida. Nell'episodio di oggi andremo a vedere come sconfiggere la madre, cioè il secondo boss successivo a Talok. E mi raccomando, se avete qualche consiglio magari su come migliorare questa serie, non esitate a dirmelo magari nei commenti, sui messaggi eccetera. Allora, prima di iniziare il fight, vi consiglio di dividere il party in tutti i gruppetti da 2 o 3 persone massimo, lasciando o un healer per ogni party o un DPS con self-heal, perché dovranno affrontare degli AD. E ovviamente non è possibile mettere un tank per ogni party, specialmente perché uno dovrà sempre tenere il boss. Allora, per quanto riguarda la prima parte, il party dovrà stare attento a delle aoe a terra, che si presenteranno come delle pozze rosse a terra che faranno una specie di mini esplosione. E in più il main tank dovrà sempre tenere il boss di spalle rispetto al raid, perché ogni tanto la madre andrà a castare una spella a cono, assolutamente da evitare. Ogni tanto verrà attivata una sorta di corrente d'aria molto forte, che vi spingerà verso un forno praticamente, e non dovrete fare altro che correre dalla parte opposta, fino a che questo non smetterà di soffiare. Ma ora passiamo alla parte più complicata, diciamo, cioè al discorso delle camere. In questa fight ci sono 3 camere separate da una barriera. Ogni volta che un gruppo da 3 persone, o 2 che sia, entra all'interno, ci saranno delle melmine rosse che verranno spawnate per ogni player entrato. Quindi è fondamentale che non troppe persone entrino allo stesso momento, perché queste melme andranno a castare delle spell chiccabili, quindi mi raccomando chiccatele, e sono anche stunnabili. Quindi mi raccomando, o vengono controllate o vengono kickate o vengono shottate. Perché se queste spell andranno a buon fine ci sarà un danno aoe a tutto il party. E vi assicuro che se ve ne arrivano 2-3 di fila è wipe nel 90% dei casi. Il processo si ripeterà fino a che tutto il party a gruppi di 2-3 ovviamente non andrà a superare la barriera. È scontato che il main tank con il boss sarà l'ultimo ad entrare. E mi raccomando di lasciare sempre un healer con lui, perché sennò andrà a morire e sarà wipe. Una volta entrati nella seconda stanza, dovrete stare attenti a dei raggi laser che il boss farà spawnare. Ci sarà un punto in cui un raggio manca, e quello sarà il punto in cui dovrete attraversare questo fascio di raggi laser. Non provate a mettervi tra un raggio e l'altro, perché è impossibile. L'unico punto da poter attraversare è proprio un buco vuoto che è facilmente rintracciabile. Una volta che tutti i player saranno entrati nella seconda stanza, il processo si andrà a ripetere fino ad arrivare alla terza stanza. Una volta che tutto il raid avrà attraversato anche l'ultima barriera, il boss inizierà a prendere il 100% di danni in più. Infatti non so se l'avete notato, ma questo boss ha tantissima vita, molta di più rispetto a Talok. Proprio questo discorso, che nell'ultima stanza prenderà il 100% di danno in più, quindi sparate tutti i GD e consiglio anche di tenere eroismo per questa fase, perché così riuscirete a fare una quantità di danni veramente alta. Un altro consiglio finale che posso darvi è di usare il raid warning per far capire ai vari gruppi quando entrare, così che l'ordine in questo boss possa essere al primo posto, perché se qualcuno sbaglia o troppe persone entrano nelle varie barriere a cazzo, è wipe. Il boss in sé non è troppo difficile, però ci sono delle cose fondamentali da rispettare. Al di là delle classiche aoe a terra da schivare o dei raggi laser da schivare uguale, cioè sono abbastanza semplici quelli. La cosa più difficile è organizzare il party ad entrare tutti in un certo ordine. Però vabbè, se lo fate con la shield è molto semplice, però io l'ho fatto in Looking for Group e vi assicuro che non è stata proprio una passeggiata far organizzare tutti. Anche perché eravamo quasi tutti super nob, perché non sapevamo la tattica e l'abbiamo dovuto whippare tipo 3-4 volte prima di capirlo. Io spero che questa guida sia stato utile. Ovviamente questi video sono molto corti, perché per fare un boss con dei DPS decenti massimo 5-6 minuti e lo buttate giù, tranne i casi particolari. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Grazie mille per la visualizzazione. Ciao a tutti ragazzi.